Sì, poi c'è anche il problema Fusaro, no? del garante di Beppe Grillo, che poi interviene su tutto, interviene anche sul sindaco, come abbiamo visto, che, come diceva invece Preziosi, dovrebbe essere a prescindere poi il sindaco di tutti. Fusaro, su questa rincorsa dei temi fra questi due partiti e anche sul messaggio inviato da Virginia Raggi, lei come lo giudica? Ma direi che la situazione è tragica ma non seria da un certo punto di vista, perché siamo arretrati in una fase del tutto prepolitica, se volete, nella misura in cui si affrontano pur questi nobilissimi temi con risposte anche molto nobili da parte dei cittadini, segnala tuttavia ciò il fatto che siamo entrati in una sfera prepolitica in cui non si discutono più i grandi temi della politica, i grandi ideali nobilitanti della politica, quale modello sociale, come agire nel presente. Ho capito, Fusaro, adesso con tutto il aspetti, Fusaro, mi scusi, con tutto il rispetto, per lei vola altissimo, per me già io a quest'ora volo molto più basso, però voglio dire, è un tema importante, guardi, i temi vicini ai cittadini, anche i più, certo, no? Che possono sembrare banali, insomma, però sono temi importanti, non è che possiamo rifarci sempre solamente ai grandi. Infatti l'ho detto, un tema non solo importante ma nobile, però capisce che si crea una contrapposizione fittizia tra due partiti che si distinguono esattamente per come declinano lo stesso tema di fatto, più onestà, più pulizia, ma poi sui grandi temi mi pare che manchino slanci ideali. Lasciatemi ancora dire che la situazione è tragica ma non seria, perché da una parte, come giustamente si diceva anche in studio, il Movimento 5 Stelle è un movimento che manca di una direzione ideologica chiara e si limita a navigare a vista come movimento antisistema, questa è la sua forza, riesce a trasformare in un gesto politico quello che in altri tempi era l'astensione. E dall'altra invece abbiamo molto chiara la linea dell'altro partito, il Partito Democratico, che è il partito di rappresentanza della classe dominante finanziaria ai danni delle classi lavoratrici e delle classi medie, per cui la situazione è del tutto asimmetrica, la rappresentanza, la classe dominante ce l'ha chiara e forte, mentre invece le classi popolari che si identificano in certa misura nel Movimento 5 Stelle non riescono a essere rappresentate fino in fondo, giacché il 5 Stelle non ha una visione egemonica chiara della società e infatti si limita a ripetere quasi come se fosse un mantra onestà, onestà, contro la casta, contro la corruzione, ma poi manca una visione sistemica della realtà, ecco, questo manca effettivamente, per cui bisogna dire che il Movimento 5 Stelle ha chiara contezza dei problemi che ci sono, ma non riesce ad articolare una via per uscirne. Questa è la situazione per cui il vecchio non riesce a morire e il nuovo non riesce a nascere. Questa è la tragedia in cui ci troviamo. E quale potrebbe essere lo scatto per articolarla, appunto, il salto, il passaggio successivo? A mio giudizio sta esattamente in questo. Vede, il 5 Stelle ha il partito e ha il popolo, gli mancano gli intellettuali, c'è una categoria gramsciana che sappia fare da connessione sentimentale fra il partito e le masse popolari come testo da interpretare con una filologia vivente, in modo da organizzarle e dare una linea ideologica chiara. Questo è il punto. No, dicevano qui mi fa piacere sentire che si ride in studio, perché risus abundat in ore stoltorum. Scusi, professore. Abbiamo fatto chiedendo semplicemente di lei. Se la sua era un'offerta nei confronti dei 5 Stelle, che hanno il popolo, ma non la cultura, non gli intellettuali, se la sua fosse un'offerta. Era una domanda che le avevamo rivolto, lei non l'ha sentita. No, guardi, io a differenza di altri non mi vendo e non parlo sotto padrone, quindi io posso, forse a differenza sua, parlare del tutto liberamente. Può ripetere quello che ha detto? Che io non parlo sotto padrone, esattamente, quindi posso parlare liberamente. Spero anche lei. No, lei ha detto un'altra cosa all'inizio. Io non parlo sotto padrone. Va bene, nemmeno a noi, andiamo a stare. Che molti altri invece parlano sotto padrone. No, è chiaro che ha detto un'altra cosa. Ha detto un'altra cosa e finirà in querela. Andiamo in pubblicità. Ma che querela? Querela di che? Complimenti, non è riuscita a farla parlare come mangia.